Buongiorno! Certo, partire lunedì, dopo che si è chiusa la domenica, anzi, la domenica con lunedì mattina, con la magari cerimonia, un po' pesante, da questo punto di vista. Sono andato a letto, erano due, pare. E ora siamo in viaggio per Barcellona, Pozzo di Gotto. Viaggio vedo l'onorevole Tommaso Calderone che mi aspetta al casello, che mi deve offrire il caffè. Facciamo un sopralluogo in quel di Barcellona con i tecnici della città metropolitana. Poi alle 8:30 abbiamo la riunione con tutti i sindaci della zona tirrenica. Faremo oggi i due incontri, 8:30 Barcellona e, se non ricordo male, 10:30 abbiamo l'altro incontro a Patti, e oggi chiudiamo gli incontri con i sindaci della zona tirrenica. Poi in questi giorni, perché voglio completare entro venerdì, faremo gli altri incontri, Valle Alcantara, poi faremo le Isole Eolie e quindi vedremo di chiudere la Valle del Nisi e anche questo ciclo di confronto con i sindaci lo abbiamo definito prima della presentazione della relazione sull'attività svolta. Domani vi ricordo che ci vacciniamo, l'appuntamento è a Piazza Municipio dalle ore 19 in poi, saremo lì a vaccinarci, è tutto organizzato, non vi preoccupate, non sarò io a vaccinarvi, quindi è ovvio che non verreste, fate bene, sono io che mi vaccino assieme a voi. Dalle 9 tra poco sarà pubblicato nuovamente l'avviso e si aprirà il call center per le prenotazioni. Quindi noi hanno preparato dosi per 500 vaccinazioni. Di conseguenza vi consiglio, dalle 9 mettetevi al telefono e prenotatevi, perché avete 499 vaccini a disposizione per la serata del martedì, perché una è riservata a me. Quindi vi aspetto in Piazza Municipio, io sarò lì, rimarrò lì, si chiama proprio Vaccino Party, ci sono varie iniziative, staremo assieme e quindi vedremo, ci vedremo per questo atto importante per noi e per tutti gli altri. L'altro appuntamento il 4 di agosto, ve lo ribadisco, Villa Dante, presentazione della relazione del sindaco, terzo anno. Lì verranno tutti i leoni da tastiera. Prenotatevi, perché avrete la possibilità di sputtanarmi davanti al mondo. Vi daremo il microfono per fare le domande. Daremo il microfono anche a chi ha mezzo pallino e gli daremo la possibilità di fare domande. Daremo la parola a chiunque per formulare domande. E quindi confronto, resoconto del terzo anno di attività. Ci sarò io, ci saranno gli assessori, ci saranno i presidenti delle partecipate. Quindi lì pronti a rispondere dei nostri errori e dei nostri successi. Ci prendiamo la responsabilità dei nostri errori
e ci prendiamo i meriti dei nostri successi, perché qua col clima di certi pidioti, non sono tutti pidioti quelli del PD, onestamente io con tanti di loro ho buoni rapporti, anche con molti colleghi sindaci, i quali si vergognano ovviamente di essere rappresentati nel Parlamento nazionale da qualche nano della politica. Come un ottimo rapporto con il segretario regionale del PD, con Barbagallo, è stato anche sindaco, comprende bene quindi cosa significa stare in trincea. Non è come certi blasonati deputati che quando sono nati gli hanno regalato la cattedra universitaria, poi gli hanno regalato un seggio al Parlamento, non hanno idea cosa significa stare in trincea e fare il sindaco, perché per loro la trincea è un bel cancello del villone, dopodiché il mondo che sta da fuori da quel cancello è cosa che non gli appartiene, purtroppo. Questo è il tema di fondo. Quindi avremo questa ulteriore appuntamento il 4 agosto, vi raccomando, anche lì necessaria la prenotazione, va bene? Completiamo con l'argomento oggi che sta confermando quello che io ho detto anche al mio amico Armao Meravigliao, che i bilanci della regione erano falsi e continuano ad essere falsi al cubo. Si è fermata la spesa, gli investimenti, la spesa comunitaria si è fermata già, ma noi l'avevamo detto da tempo che c'era un problema molto semplice che si chiamava liquidità e quota di cofinanziamento, perché voi dovete sapere che gli investimenti europei funzionano con una quota di cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario, che varia secondo la misura, in questo caso soggetto beneficiario la regione siciliana, ma non è questo il tema è un altro. Tu prima devi spendere quello che ti è stato assegnato, quindi di avere la liquidità per spendere, e poi rendi conti e poi hai effettivamente il riconoscimento della spesa. Se non hai la liquidità è come quando vi fanno una promessa di un finanziamento e vi dicono: caro mio, ti do questi soldi, te li regalo, te li do a fondo perduto, seguite l'esempio, però per darti io questi soldi a fondo perduto tu devi avere da parte la liquidità per anticiparli, quindi vai in banca e te li fai anticipare, poi li restituisci quando te li do io, o peggio per te, funziona così, piaccia o non piaccia, chi amministra lo sa, anch'io da sindaco, funziona così. Però io problemi di liquidità quando sono arrivato li ho risolti. Tenete conto che il comune di Messina, le partecipate, era in perenne anticipazione di liquidità, si spendeva oltre 1,5 milioni di euro solo di interessi passivi tra il comune e le partecipate, proprio perché si andava in anticipazione di cassa. Anche questo ho risolto. La mia riorganizzazione delle casse comunali e delle partecipate già ha eliminato questo pizzo legalizzato al mondo delle banche. 1,5 milioni solo con la riorganizzazione della macchina amministrativa e delle partecipate. E ancora devo sentire qualche stronzo che si permette di pormi il problema delle partecipate perché li dovevo ridurre e non l'ho ridotte. Ma teste di cazzo, le partecipate se danno servizi, e ho ridotto la spesa e l'ho ridotta a numeri alla mano, ma che volete di più? Cosa volete di più? O mi si dicono: ah, gli uomini di fiducia nelle partecipate, è ora che sono coglione che metti i miei nemici nelle partecipate. Ma da quando in quando nelle partecipate si mettono l'uomo qualunque trovato nella strada? E non lo dice la legge, che tu fai l'avviso e scegli le persone di cui ti fidi, persone di fiducia del sindaco. Sì, non è un reato, non è uno scandalo,
è da coglioni non farlo, perché chi fa il sindaco poi dice ah è colpa della partecipata ed è amministrata da Pinco Pallino, e Pinco Pallino chi l'ha messo là? Ci ho fatto il sorteggio, coglione se hai fatto il sorteggio, la legge ti dice che devi individuare tu le persone di fiducia, l'importante è che danno i risultati. Ecco dove sono questi, dove sono sti leoni da tastiera, quindi intanto utilizzano questi elementi. Leoni da tastiera, lo sapevate che avevamo tagliato 1,5 milioni di euro solo di interessi passivi l'anno? Lo sapevate? Ecco, è inutile andare avanti con lo slogan la partecipate più e meno. Se il risultato della gestione delle partecipate ha dato una riduzione di 15 milioni di euro l'anno di spesa corrente, ma voi perché pensate che il comune si è salvato? Ma perché pensate che la città di Messina è la prima in Italia per la capacità di spesa? Deputati dei miei stivali! Ditele queste cose, deputati dei miei stivali! E sodali, ditele queste cose. Voi vi potete vantare di questi risultati nei confronti della città, della vostra comunità che vi mantiene lì a 10.000 euro al mese? Che avete fatto per la vostra comunità in termini tangibili? Vedete, io vi faccio l'elenco concreto. Ecco a cosa serve la relazione. E poi ci vediamo in consiglio comunale e ci confrontiamo anche su questo, se il presidente fisserà la data del confronto in consiglio comunale. Se c'è ancora qualche coglione che dice che guido con una mano e con l'altra tengo il cellulare, gli sputo in faccia. Qua! Leone d'impizzo da tastiera, qua! Guida Caminiti! Caminiti! Vedete? È concentrata a guidare. Se tu pao pure ricchi non me ne scuda, perché non si può distrarre. E qua c'è alta professionalità, pensate. Quindi vedete come siamo ridotti ora alla regione, si ferma il mondo, ma già si è fermato. Noi avanziamo milioni di euro, tante imprese che hanno avviato interventi finanziati con i fondi europei, la liquidità da parte della regione, il confronto con Armao. Quando io ho detto ti nominerei mio assessore perché come tarocchi tu i bilanci, nessuno mai al mondo, Armao, meravigliao, sei numero uno in questo. E che taroccando, ormai siamo arrivati al dunque. D'altronde una regione siciliana che approva il bilancio a maggio, che poi per rimettere in moto gli effetti del bilancio deve fare tutte le operazioni di riscrizione, residui, eccetera, ce ne andiamo a luglio, dopodiché si scopre che non c'è più liquidità. Ma perché apposta di fottervi lo stipendio? Non prendete, e per un po' di mesi non ve ne prendete stipendio, prendete quella liquidità e la mettete nel sistema. Ma io posso accettare da sindaco che per 10 milioni di euro, faccio un esempio, vengono tenuti bloccati 200 milioni di euro di spese di investimenti? Ma perché non vi mettete nei panni dei siciliani? Blasonati abitanti, inquilini dei palazzi palermitani. Perché non vi mettete nei loro panni? E perché i deputati, per esempio, là non c'è colore politico, là bianchi, rossi, verdi, quando arriva il 27 sono tutti compari, sono tutti amici. Come mai il 27 dei parlamentari non è messo in dubbio? Perché? Perché se arriva un giorno in ritardo il pagamento dello stipendio dei parlamentari, scioperano, si mettono a scioperare. E questo è il mondo. Se non c'è liquidità, non ci dovrebbe essere per nessuno. Perché invece per gli inquilini del palazzo c'è la liquidità
e per il sistema produttivo non c'è la liquidità. Quando arriveremo a Palermo, perché li prenderemo a calci in culo uno a uno, tutto un solo colpo, in un solo colpo, fuori tutti! Fuori tutti! Questi parassiti e ascari che stanno rovinando la nostra Sicilia, ormai siamo arrivati! E io, che mi trovo in trincea, a dover scontare anche quelli che sono le conseguenze di questi delinquenti, politicamente delinquenti al potere. Stiamo in trincea a scontare giustamente quello che è il malessere della gente. E che facciamo? Manco le brioche fra poco gli diamo alla gente, ma anche i cornetti. Come disse la regina in Francia, manco quelli, vergogna! Prendete una parte del vostro stipendio, per ora rinunciate, non fatevelo accreditare! Io mi vergognerei se fossi un deputato a intascarmi i soldi, sapendo che non parte bando per la formazione, che non viene pagato un'impresa, che non viene messa in moto centinaia di milioni di euro di investimenti perché manca la quota di cofinanziamento della regione. Chi è che fa i conti in questo cazzo di regione? Chi? Musumeci! Scendi dal cavallo! E che quando a Musumeci gli parlate di conti, lui fa 1, 2, 3 e si ferma, perché a 4 non ci sa arrivare, perché di conti non ne capisce niente, zero. Mi direte, ma di che ne capisce? Io non lo so, anche perché non vedo l'ora che si confronti con me nella campagna elettorale. E che questo piacere non me lo danno, perché Musumeci non sarà ricandidato, perché i suoi compagni di merenda stesse sanno che ormai è, come si dice politicamente, uno scecco zoppo. Io non c'entro niente, in questi libri io non ci voglio leggere, cavoli loro. Però mi indigno da sindaco a stare in un sistema bloccato perché non ci sono 4 euro per cofinanziare la spesa europea, i soldi nel cassetto dell'Europa e non si spendono perché manca la quota a carico della regione, il 7-10%. Armao, ma tu te lo prendi lo stipendio questo 27? Eh? Astura su pigliavo in anticipo 23 o 21. Ecco, chiediamo a tutti quanti i deputati per solidarietà, non fatevi accreditare lo stipendio questo mese. Non fatevi accreditare la vostra indennità. Questo dovreste fare. Oppure, deputati, andate ad occupare Palazzo d'Orleans, perché se si è arrivata alla paralisi è perché ci sono politicamente dei coglioni là dentro. Che vergogna, che schifo. Non ci sono dubbi che la situazione ereditata era un disastro. Anch'io ho ereditato un disastro, ma ho rischiato, mi sono messa a lavorare. E come dicono tanti, teatro, sì, tra un colpo di teatro e l'altro, colpi di accetta per sistemare quelli che erano i vizi del palazzo. Ecco perché oggi Messina comincia a essere un'eccellenza. Ci sono rimasti solo 4 stronzi che continuano imperterriti ancora a sporcare la città e a tenere petto all'azione di civilizzazione che si sta facendo. Ma vi scoviamo uno a uno, non vi preoccupate, vi scoviamo uno a uno. Va bene, cari miei, io sono arrivato quasi a destinazione, voi vi dovete preparare per la vostra giornata. Vi raccomando,
Ci vediamo domani sera comunque. Fra poco prenotatevi e vaccinatevi. Domani parte anche la prevendita. Attenzione, la cosa più importante della mattinata, della serata, a modo mio, 5 di settembre, ore 20:30, Villa Dante, vi aspetto, serata a modo mio, con tanti ospiti. Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione e parte la prevendita, quindi vi consiglio anche lì di prenotarvi immediatamente. Assieme gli daremo una spallata e li manderemo a casa, a tutti, in un colpo solo, senza se e senza ma. Buona giornata.